Per copiare dati dal tuo smartphone Android al tuo nuovo smartphone Pixel, assicurati che il tuo smartphone Android sia connesso al Wi-Fi. Se stai usando una scheda SIM con il tuo Pixel, usa l'apposito strumento per inserirla e accendi lo smartphone. Se non hai una scheda SIM, puoi scaricare eSIM in un secondo momento. Sul tuo smartphone Pixel tocca Inizia. Tocca Dispositivo Pixel o Android. Sullo smartphone Android viene visualizzata una schermata. Tocca Configura. Se la schermata non viene visualizzata, apri l'app della fotocamera. Usa il dispositivo Android per scansionare il codice QR sul tuo nuovo Pixel. Se il tuo dispositivo rileva una connessione Wi-Fi lenta tra i due smartphone, chiederà di trasferire i dati collegando i dispositivi via cavo. Potrebbero essere necessari alcuni minuti per preparare il dispositivo. Quando gli smartphone sono connessi tramite Wi-Fi, sul tuo nuovo Pixel inserisci il PIN dello smartphone Android. In basso a destra tocca la freccia. Se hai una scheda SIM e non l'hai ancora inserita, usa l'apposito strumento per inserirla ora. Oppure, se usi una eSIM, tocca Scarica eSIM. La configurazione ti guiderà fornendoti informazioni importanti a ogni passaggio. Esamina ogni schermata per continuare. Per iniziare a trasferire dati e app, tocca Avanti. Se non vuoi copiare determinati dati sul tuo Pixel, deseleziona la casella corrispondente. Tocca Copia. Tieni i due smartphone vicini durante la copia dei dati. A seconda della quantità di dati presenti sullo smartphone, il trasferimento può durare qualche minuto oppure più di un'ora. Mentre aspetti, puoi gestire le altre impostazioni. Per configurarle adesso, tocca Altro. Durante il trasferimento, verranno illustrate le funzionalità di Pixel, tra cui Gemini, l'assistente AI integrato. Esamina le richieste di ogni schermata per continuare. Se avevi scelto di non copiare dati, se alcuni elementi non sono stati trasferiti o se durante la configurazione del dispositivo mancavano dei dati, puoi sempre eseguire il trasferimento dopo la configurazione delle impostazioni. Apri l'app Impostazioni. Tocca Backup o Copia dei dati. Tocca Copia dati. Ricorda che puoi copiare i dati solo dallo stesso backup del dispositivo usato per copiare i dati in precedenza. Se non hai il dispositivo precedente o un backup, visualizzerai il messaggio "Nessun backup trovato". Per copiare i dati da un altro backup dopo la configurazione, dovrai eliminare tutti i dati del dispositivo e ricominciare.